Salve a tutti ragazzi. Allora, adesso vi sto parlando dal meeting. Aspettate che vi faccio vedere una panoramica o qualcosa. Sì, ecco qua, vedete? Questa qui è la panoramica del meeting, il posto dove praticamente io sto in questo momento. Allora, il meeting di Rimini, tutti lo conoscono. Vabbè, mi metto di qua perché c'è meno luce. Il posto dove praticamente si uniscono le persone più... cioè di tutto il mondo, le persone che vogliono condividere il proprio lavoro, la propria professione o anche il proprio pensiero con le altre persone, insomma come noi poveri civili. Allora, bando alle ciance, questo video svela in seguito a un incontro al quale io ho assistito con il presidente nostro del Milan, Paolo Scaroni, e una sua collega straniera, il nome non me lo ricordo, scusate, ho seguito entrambi però, dove praticamente lei aveva incoraggiato Scaroni a rispondere alle domande di un tifoso milanista che aveva chiesto appunto come mai il Milan era così in crisi. Allora, questo video praticamente io dirò esattamente le parole del presidente Paolo Scaroni riguardo alla crisi del Milan, ossia lui ha detto che per i rossoneri, per tornare in alto, due sono le enormi montagne alle quali lui e anche il resto del nostro team, ecco, deve badare. Ossia, la prima, quella dell'immagine del club, perché come lui stesso ha detto, io qui l'ho amato, non me ne vogliono i tifosi della Juve, ha detto, la Juventus al Milan non lo vede proprio col fatto della fama, in quanto i rossoneri con 7 Champions League, mentre la Juve vince, come dice lui, tanto di cappello, però hanno vinto solo in Italia, tutto meritato, tanto di cappello, non è come il Milan che invece ha vinto in Europa. E allora perché questo video, questo video, sì vabbè lo sto facendo per questo, ti dico perché allora io insisto su questo, perché Scaroni ha affermato che intanto la Juve, con la fama di Ronaldo ma anche del club suo in generale, sta acquistando molti diritti sulla sua immagine anche all'estero, nel mondo, cosa che il Milan non sta riuscendo a fare in quanto non vincendo più, da quando non si vince più, mi sposto se no non mi sentite, da quando non si vince più, potete immaginare come nel Milan l'immagine del club sia stata notevolmente ridotta, e di conseguenza con un'immagine del club ridotta possiamo capire che se il Milan nel mondo ha molti follower in India, in Brasile, insomma molti club del Milan che tra l'altro stanno crescendo molto grazie alla nostra associazione speciale del Milan, associazione nel mondo del calcetto, sai che si diffonde l'immagine del Milan nel mondo. Che succede? Succede che dal momento che non stiamo più vincendo tante Champions League attualmente, non stiamo più vincendo, non stiamo manco partecipando per nostra vergogna, che succede? Nel mondo l'immagine del Milan cala e di conseguenza non c'è possibilità per il Milan di aumentare la propria immagine, il proprio appeal, cosa che però stiamo risolvendo con il secondo problema, quello del fair play finanziario, ossia tu hai il Milan ha un budget ridotto rispetto al Real, come ha detto Scaroni, 200.000 euro del Milan sono 700.000 del Real Madrid, che acquista giocatori e li paga di più. Perché il Milan non può farlo? Perché i rossoneri non hanno appunto rientri, ricavi eccellenti che invece tiene il Real, e di conseguenza non è possibile per il Milan investire così tanto, perché bisogna avere dei rientri che noi stiamo cercando di fare con gli acquisti. Non voglio parlare di André Silva perché mi arrabbierei troppo, già su Cutrone ho fatto un video sfogo, niente male. Per quanto riguarda invece in generale il ricavi rossoneri, come dice Scaroni, il Milan il fair play lo sta affrontando a muso aperto, in modo che lui e altri, lui ha ammesso di non sapere nulla sul calcio, nonostante sia stato presidente anche del Vicenza, in Serie A, molti anni fa, grande Paolo, sei sempre sincero con tutti. Allora, il presidente ha finalmente risposto a questa domanda, il Milan con il fair play finanziario deve risolvere questo problema, ergo deve vendere, fare plusvalenze, ma anche col Milan TV, i diritti che sta facendo, ora si sta muovendo su questo, anche aumentare la propria immagine, il proprio appeal, la propria, diciamo, i propri diritti d'immagine, aumentare nel mondo questa sua fama grazie a queste speciali associazioni che stanno nascendo. Detto questo, sempre forza Milan, grande Paolo, grazie per aver risolto il nostro problema, cioè non è che risolto, scusate, intendevo, grazie per aver risposto a questa domanda.
In pratica due sono i problemi del Milan: immagine propria e ricavi e plusvalenze. Questo è il fair play finanziario. Per pagare molto devi avere molto un buon rientro e quindi avere un ricavo adeguato da tutti gli sponsor, ma anche i giocatori, quello alle vittorie, ma anche il momento delle partite che vinci, tutto, ha chiarito Scaroni. Devi vincere molte partite e, oltre che lavorare sulla tua immagine, anche provare ad alzare l'asticella per avere quanto più diritti, quanto più fama possibile, sia in Italia che nel mondo. Questo è sempre Forza Milan, bella ragazzi.